Salve ragazzi e benvenuti al primo. Innanzitutto ringrazio il mio amico Space Gear che mi ha regalato questa bellissima skin di Shaco. Grazie mille davvero, sei un eroe. Andiamo a leggere le domande. Allora, Nello Shiny La Marca mi chiede: com'è nata l'amicizia con i tre bustettieri, Snake, Snitex e Jitzy? E perché sei uscito dalla crew di tuo cugino Rappuccio? Please salutami, mate. Beh, intanto ciao. Perché sono uscito dalla crew di tuo cugino Rappuccio? Non ho capito sta domanda, sinceramente. Lo ammetto, non l'ho capito, anche perché, cioè, cosa intendi per crew? Gruppo, boh, non lo so, quindi passo. Come è nata l'amicizia con Snake, Snitex e Jitzy? Allora, è iniziato tutto a inizio giugno, quando decisi di creare un ETP, uno YouTube poop su Snitex. Il perché non chiedetelo, ma andavo, ho deciso di farlo ed è uscito anche abbastanza bene. E di conseguenza ho conosciuto anche gli altri ragazzi. Giuseppe Passaretti mi chiede: dopo la scalata, cosa pensi di fare con il tuo canale? Questa è una bella domanda. Allora, con il mio canale ho intenzione di espanderlo a più giochi, non soltanto League of Legends, anche perché, ahimè, League of Legends in sé non mi rende tantissimo e soprattutto inizia un po' ad annoiarmi, o comunque mi annoia fare soltanto quello, diciamocelo, perché fare sempre soltanto un gioco c'è chi regge, io non tanto. Lo vorresti ampliare con nuovi giochi, appunto, sì, ne farò degli altri. E che serie vorresti iniziare come nuova serie? Non ho idea, giuro. Sempre Giuseppe mi chiede: com'è nata la leggenda del mitico Taric Spaccaculo? Ragazzi, com'è nata la leggenda del mitico Taric? È nata quando ho iniziato a fare video con un mio amico. Se voi infatti adesso andate a vedere, è nato tutto nell'episodio 5 della scalata al bronzo. Adesso so che andrete a vederlo per capire cosa è successo. Nei primi 17 secondi capite. C'era lui che mi stava chiedendo quali ban si fanno di solito in questo elo, nell'elo bronzo. E gli ho detto: ma tutti gli assassini mid, un po' come Katarina, LeBlanc, eccetera, eccetera. Così lui ho detto: ok, Taric. Boom, ed è quel momento in cui ha bannato Taric, è iniziata la moda di bannare Taric. È nata così. Alessandro Piccioni mi chiede: hai intenzione di fare collaborazioni con YouTubers nuovi? E se sì, quali? Ma per adesso faccio giusto video con Mauri, perché non so, è disponibile, facciamo duo per la scalata. Oppure ogni tanto faccio video con Snakino, Snitex e Jitzy, ma una volta ogni tanto, capito? Cioè, vere collaborazioni ancora non ne ho, ma se avrò la possibilità di fare collaborazione con qualcuno nuovo per il quale magari ne valga la pena, io sono il primo ad essere d'accordo. Valerio Big di De Paoli mi chiede: come ti è venuta voglia di fare video su YouTube e cosa ti ha convinto a continuare? Allora, cosa mi ha convinto a continuare? Lo dico subito, semplicemente la voglia che io ho, cioè la passione che ci metto nel fare video, soprattutto i risultati che mi porta, perché views, like, gente che comunque ti fa i complimenti, è sempre bello. È sempre bello. Come ho iniziato a fare video su YouTube? Ma ho iniziato a fare video, già iniziato un anno fa, io ad agosto del 2014, semplicemente a mettere delle plays di Shaco con sotto della musichetta, ma cioè, roba da nulla, roba da nulla. E le caricavo giusto per farle vedere ai miei amici. Considerate che quando ho iniziato ero Silver 4, cioè che plays posso fare in una Silver 4? Come posso pensare che la gente sia interessata alle plays di un Silver 4? Infatti, se andate adesso a vedere quei video là, non c'è un cazzo, sono io che faccio delle kill e basta. La vera attività è nata poi quando ho iniziato la scalata al bronzo, cioè verso fine giugno. Prima erano soltanto video buttati lì a caso, ne facevo una volta ogni tanto, ma nulla di che. Mai preso sul serio fino a giugno. Shaco Main, e già il nome mi piace, mi chiede: come mai quel nome? Da quanto gioco a LOL e qual è il mio main, ruolo e champ? Allora, qual è il mio main? È Shaco. Come lo è probabilmente per te, ti assicuro che lo è anche per me. Come mai questo nome è nato? Da un mio amico. C'è un mio amico che mi chiamava sempre Fieric, che era l'unione da Fiero e Rick. Ma essendo che io non riesco a pronunciarlo, Fiero Rick, a causa della R moscia, sembra quasi che dica Fieric, capito? Fiero Rick sembra quasi Fieric. E quindi Eric. Da quanto tempo gioco LOL? Sono quasi 2 anni, da metà novembre 2013, quindi l'inizio della pre-season 4. Non è da molto. Edoardo mi chiede quando è nato il ban Taric, l'ho già detto nell'episodio 5 della scalata al bronzo, datelo a vedere se, nel caso foste curiosi. Stefano Pierantoni mi chiede: di dove sei, quanti anni hai e se sono fidanzato? Sono di Bologna, precisamente Pianoro, che è un paesino in periferia. Ho 18 anni e ne faccio 19 a gennaio. E se sono fidanzato, no, perché ho un carattere principalmente strabico e non riesco a tenere le relazioni più di pochi giorni. Proprio sono un caso perso. Filippo Santi mi chiede: ok, ban Taric, ma perché non ban Urgot? Cioè,
Vuoi mettere a paragone questo essere schifoso a questo? Ma il cervello, ragazzi! Giuseppe, facci! Salute. Ci chiede, farei una serie del tipo come scalare Silver trollando? Un sacco di gente mi chiede sul profilo privato di Facebook o anche su League of Legends se continuerò la serie del bronzo in Silver. Per adesso non ho intenzione di farla. Per due motivi. Il primo è perché, come ho già detto, vorrei badare ad altro, non soltanto a League of Legends. E il secondo motivo è perché in questo account, il Nabbo di turno, il leggendario Nabbo di turno, non ho dei cazzo di IP. E quindi senza IP, ovviamente non vado a shopparmi champion e non ho voglia di usare quell'account lì per giocare anche le normal. Non posso comprarmi champion più costosi, quindi dovrei usare in continuazione sempre quelli, o comunque comprare sempre quelli che costano poco, e quindi non sarebbe bello. Mi farebbe piacere farvi vedere qualcos'altro che non sia sempre quei due champion in croce, capito, ragazzi? Quindi Patrick Tinti mi chiede: Znitex di persona è davvero così friebola come dice? Ah, Znitex. Sì e no, dipende sempre come lo prendi. Dietro è peggio, te lo assicuro. Emanuele Salvatore ci chiede: come fai ad essere così pro con Taric? Please teach me, senpai. Allora, come ogni ruolo e come ogni champ, tu devi percepirlo. Se tu senti che Taric e te avete una tale sintonia che ti permette di giocarlo al meglio, allora diventi forte come me. Alessandro mi chiede se in Fieric Rick sta per Riccardo, Fiesta per Fiero, sì. Cioè, c'è anche da chiedere. Isacco Franciotti mi chiede: come hai iniziato a giocare a League of Legends? Il motivo principale, cioè proprio il fulcro, quello che mi fece iniziare League of Legends, fu il ban di un mio amico da un altro gioco MMO a cui giocavamo prima insieme. Ci giocavamo insieme ed quando lui fu bannato non avevo più il giro di quel gioco e mi annoiavo un po' a giocarci da solo, quindi lui si era appena trasferito su League of Legends, infatti era tipo a livello 10, e convinse anche me a provarlo. All'inizio non mi piaceva tanto, lo ammetto, ma continuai a giocarci perché a mio cugino serviva un allievo al quale insegnare a giocare per una sfida che aveva fatto con i suoi amici. Di chi, diciamo, sapeva insegnare meglio, non so come spiegarvelo adesso. Praticamente l'allievo che diventava più bravo vinceva. Ma poi non si sa che fine ha fatto quella sfida, cioè io ho iniziato a giocare per i cazzi miei dopo. Lorenzo Forghieri mi chiede: sei sempre così fiero, fuck? Beh, tu mi conosci, quindi non c'è neanche bisogno che ti risponda, penso. Ultima domanda, Francesco Pasqualini chiede: qual è stato il primo champ con cui hai giocato LOL? Allora, prima ho detto che League of Legends all'inizio non mi piaceva perché appunto il primo champion che piccai fu Cho'Gath. Cioè, immaginatevi quanto fosse divertente per uno che non ha mai giocato League of Legends iniziare con Cho'Gath. Cioè, e io non riuscivo a capire quali fossero le meccaniche nell'usare due spell e finire il mana. Non avere modo di muoversi, non riuscire mai a beccare il nemico, perché ovviamente appena iniziato a giocare gli skillshot sono una cosa arcana che non sai nemmeno da che parte iniziare a lanciarli, e quindi potete immaginarvi quanto mi divertivo usare Cho'Gath. Molto bene ragazzi, qui finiscono le domande. Nel caso in cui ce ne fossero altre, prima o poi ne farò altre di FAQ. Questo ovviamente è il primo ma non ultimo, però quando lo farò non lo so. Dipende da quanta voglia ne ho io, da quante cose voi volete sapere di me, e comunque dipende dalle circostanze in generale. Piccolo spoiler, guardatemi bene in faccia, mi trasferisco dove c'è la fibra ottica. E sapete cosa vuol dire questo, vero? Voi come ve la immaginate una scalata al silver anziché in video in streaming su Twitch? Noi ci becchiamo al prossimo video!